c'ho anche due utenze. È Luciano Boldrini, il primo cliente che da oggi ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, può collegarsi alla rete interamente in fibra ottica grazie a Open Fiber. Si tratta delle cosiddette aree bianche, Anguillara e San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, oggetto dei primi due bandi Infratel, società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico. I collegamenti rientrano in una sperimentazione aperta a tutti gli operatori di telecomunicazione, con l'obiettivo di ottimizzare i processi di fornitura e gestione del servizio in vista dell'apertura della commercializzazione su larga scala grazie alla modalità Fiber to the Home. Gli utenti potranno navigare sulla rete Open Fiber fino a 1 gigabit al secondo, velocità impossibile da raggiungere per reti in rame o miste fibra-rame. Cambia un po' il sistema di essere aggiornati, di essere veloci qui con la concorrenza e altre linee di cose per poter comunicare cose. Oggi serve la velocità, la cosa, l'intervento di queste che hanno fatto per portare questa fibra qui a Ponton dell'Elce è una cosa che praticamente serviva da anni, eravamo disagiati proprio rispetto agli altri paesi di cose, siamo molto disagiati. Noi siamo un operatore wholesale only, cioè noi portiamo per conto del Mise, tramite l'azienda in housing Infratel, portiamo la fibra in tutte le aree bianche a fallimento di mercato. E oggi appunto siamo orgogliosi di aver attivato in via sperimentale il primo cliente. Cosa cambia? Cambia la connettività di queste aree, che avrà a tutti gli effetti la stessa parità di trattamento delle aree invece non a fallimento di mercato, dove gli operatori interconnessi investono in maniera diretta. La prima azienda ad aver avviato la commercializzazione dei servizi su fibra d'Anguillara è Unidata. C'era un gap fra le grandi città, che oramai cominciano ad avere servizi importanti, e questa area, che poi a pochi chilometri da Roma, veramente incredibile.